Bentornati ragazzi nel 32esimo episodio di Silent Hill. Io come sempre sono il giocatore vuoto. Nello scorso episodio abbiamo preso la chiave per la gabbia degli uccelli. Quindi torniamo al primo piano. E la serie, ragazzi, ve lo dico, sta per finire. Ho chiesto ad alcuni ragazzi, non nei commenti però, quale sarà la serie, la prossima serie. Beh, chissà, ne ho due in mente, però penso che so già quale sarà. Intanto usiamo la chiave e prendiamo un'altra chiave, ovviamente la chiave di Faleg. Usciamo e andiamo in questa porta qui, la chiave di Faleg, ottimo. Qui scopriremo parecchie cosucce interessanti. Come vedete qui è il dannazione, il seminterrato dell'ospedale. Come avete capito ormai è tutto un casino qui. Qui c'è un altro pezzo che dobbiamo recuperare. La catena è rotta a metà, ma mi interessa il pugnale di Mercure, ottimo. Ora qui dovete usare per forza l'anello del contratto. Capirete ora perché. Se non l'avessimo usato sarebbe stato game over immediato, ragazzi, ve lo dico. Senza via di scampo. Intanto curiamoci. Fidatevi, è meglio. Perché veramente questa è la terza volta che registro questo episodio per colpa di quegli esserini che mi uccidono in continuazione, fastidiosissimo. Qui prendiamo le pallottole per la pistola, ovviamente, e una bevanda energetica. Che schifo di certo non ci fa. Mentre qui troviamo un pacchetto di caramelle che apriamo, ovviamente. Sapete com'è, no? Un po' di zucchero non fa mai male. Ma invece delle caramelle troviamo una chiave. La chiave di Bedor. Così, a caso, perché ci va. E qui invece troviamo il videoregistratore. E qui ovviamente finalmente possiamo vedere la videocassetta che abbiamo trovato tempo fa. Dov'è? Eccola qua. Fate attenzione perché è parecchio interessante. Come avrete capito, suppongo, questa stava parlando di Alessa. Sì, ragazzi, Alessa è rimasta viva durante l'incendio. E questa è una delle stanze in cui si rinchiudeva durante i suoi incubi. È una cosa terribile da fare. E difatti, come vedete, intanto prendiamo questo ultimo pezzo, un Lank, e usciamo dalla porta. Ci sono altre due porte da esplorare. Infatti eccola qua una. E questa è la stanza di Alessa, che qui, come possiamo notare, ci sono dei disegni sparsi a terra. Questi disegni sono i mostri da lei creati nella sua mente.
Quindi i suoi incubi, cani, pterodattili e sciarpame vario praticamente. Ora dobbiamo entrare in questa porta che con la chiave di Betor. Betor. Betor, non lo so come si pronunci. Perdonatemi. Prendiamo il generatore. Così possiamo prendere la chiave che era elettrificata. E quindi avvicinarci un po' di più verso la fine. Ok, quindi attenzione a quegli esseri qui vicino perché sono veramente dei rompiscatole. Vedete, sono quasi inevitabili, non si riescono a evitare. È una rottura di scatole infinita. Ecco, qui dovremmo trovare l'ultima chiave. Eccola qui. La chiave di Aratron. Che però ragazzi, non posso farvi vedere in questo episodio perché verrebbe troppo lungo, fidatevi. Quindi, se volete lasciare un mi piace, un commento, sempre se volete iscrivervi al canale, dal vostro giocatore è tutto. Stay hollow!